Ci siamo quasi. Ancora qualche piccolo passo? Oh, ecco la tua sorpresa! Una super spa. Ultimamente ti sei stancata molto con i corsi e il lavoro di supervisore. Devi sfruttare il giorno di riposo. C'è la piscina dei fanghi, fanno i massaggi e persino il trattamento bento rivitalizzante. Pare che sia meraviglioso. Grazie. Ah, ragazze, non è fantastico? Crimine? Quale crimine? E questa roba dovrebbe essere rilassante. Mrs. Clayface. Oak Girl. Che cosa stai facendo qui? Secondo te? Un crimine. Cosa? Avete sentito qualcosa? Soltanto il suono della mia pace interiore. Sei in un mare bollente di guai! Volevi dire in un mare evaporato? Vuoi fare un bel massaggio con le pietre calde? A quanto pare la vostra amica sta provando i poteri rivitalizzanti del nostro bagno di fango. È il trattamento preferito di Mrs. Clayface. Eh? Il suo preferito? Oh, è una cliente affezionata. Oh, allora, capisco. Così va molto meglio. Scusa, la tua giornata nella super spa è stata più super che spa. Però mi sono divertita. Voi vi rilassate con i trattamenti e io mi rilasso ciuffando i cattivi. Tecnicamente Mrs. Clayface aveva diritto a stare qui, è suo marito il criminale ricercato. Sì, forse avete ragione. Ogni tanto bisogna anche staccare la spina. E comunque il bagno di fango era strepitoso. Le mie ali non erano mai state così morbide. Batgirl e Oakgirl lo consegnano un prigioniero. Piccola, Oak Girl, avete arrestato Ombra incappucciata. Tutto in una serata, commissario Gordon. Era scritto che finisse a Bel Rev prima o poi. Sono felice che abbiamo accorciato i tempi. Oh, anche io. Papà! La scia! Grazie per avermi arrestato, ragazze. Eludere i controlli è una vera seccatura. Ora non mi resta che liberare le mie amiche furie e poi leviamo il disturbo. Non ci sfuggirai! Stanne certa, se volete salvarlo. Il dardo era avvelenato e l'antidoto è nel posto di Metropolis, che più assomiglia a casa mia. Mi dispiace avervi messo in questa situazione scomoda, ma il tempo stringe. Che scegliete, me o lui? Tic tac, ragazzi. Andiamo a casa, furie. Stompa, attiva la scatola madre. Oh no, ancora! La Scina ha detto che l'antidoto è nel posto che più le ricorda Apocalypse. Apocalypse è buia, pericolosa. E c'è un pessimo odore. I pozzi di catrame di Centennial. Ecco cosa intendeva per situazione scomoda. Tu cerca nel quadrante ovest, io nel quadrante est. Eccolo. Aiutami! Non preoccuparti, arrivo! No, porta l'antidoto a mio...
mio padre! E poi torna a prendermi! Forza, commissario! Scusami, papà. Le furie sono fuggite per colpa mia. Oh, piccola, essere un buon eroe significa fare scelte difficili e tu hai fatto quelle giuste. Ah. Senti, anche tu puzza di catrame? Sì, beh, il crimine puzza. La scuola per supereroi è lieta di annunciare che l'eroe del mese è Oggirl. Dammi il sì! Per il suo lavoro di sorvegliante delle aule, il suo posto nella Hall of Fame delle sorveglianti è assicurato e... Non si parla in biblioteca, nota di demerito! Le regole si devono applicare a tutti. Come membro della società dei giovani detective di Metropolis, Oggirl aiuta a mantenere la pace e la giustizia. Felino... Ci sono! Il criminale è Lion Mane! Oh, Girl, è veramente un'amica carinissima! Buon compleanno, Bumblebee! Hai fatto tutto questo per me! Regola numero 28 dell'amicizia: mai dimenticare un compleanno! Ecco perché Oggirl è l'eroe del mese!